salute, politiche sociali, servizi comunali, tassazione, casa, accoglienza e immigrazione. Questi alcuni temi che le Confederazioni Aretine CGL, CISL e UIL e i rispettivi sindacati pensionati hanno messo al centro della loro piattaforma per la contrattazione sociale 2016-2017. Siamo consapevoli nelle condizioni economiche e finanziarie a cui è sottoposta la nostra nazione, però una cosa è certa, a livello territoriale bisogna fare molto di più. Abbiamo una povertà che avanza in maniera galoppante, soprattutto per la grande perdita di posti di lavoro avvenuta in questi anni e in particolar modo per un arretramento dello stato sociale qui nel territorio, che ovviamente le spese ne fanno le parti più deboli. Al primo posto c'è la sanità. Noi riteniamo che sempre di più la sanità pubblica sta scivolando verso il privato e questo comporta dei costi nei confronti del cittadino che per molte famiglie non sono più sostenibili. Non svilire la sanità con ulteriori tagli, ma cercare proprio di mantenere le eccellenze sul territorio, di mantenere i piccoli ospedali che siano un presidio davvero per gli abitanti, per i cittadini, cercare di fare in modo che il distretto dia risposte anche nel momento in cui non c'è una malattia acuta, ma quindi il rapporto tra territorio e ospedali e soprattutto coinvolgere sempre di più i medici di medicina generale, i cosiddetti medici di famiglia. Seconda area di confronto è quella della tassazione, maggiore omogeneità territoriale, nessun aumento, l'istituzione di una fascia di salvaguardia per la popolazione più debole, eque tariffe per i principali servizi pubblici. Sul tema della casa i sindacati chiedono di affrontare la questione in maniera complessiva, puntando in particolare sul recupero edilizio. Per le politiche di genere si propone una riqualificazione di centri e servizi di contrasto alla violenza sulle donne, così come investimenti nelle politiche per l'integrazione degli stranieri a partire dalle scuole. Infine un tema nuovo, la cosiddetta economia di condivisione, non solo car sharing e co-housing, ma anche la sperimentazione di socialità di strada, nella quale gli abitanti dello stesso quartiere si aiutano l'un l'altro in un'ottica di risparmio economico, ma anche di superamento degli egoismi individuali.